Inizia oggi con la prima tappa a Mesagne, questa settimana di concerti salentini, e io sto partendo da questa piccola stazione di Rodi Garganico che mi porterà direttamente a Lecce, dove poi sarò recuperato e inizierà questa settimana pazzesca dove avrò praticamente 6 appuntamenti. Ve li racconterò, cercherò di documentare tutto quanto e mi raccomando, come sempre, se hai visto questo video fino alla fine, commenta con Banzing, perché per te ci sarà una sorpresa. Ciao! Finalmente è arrivato qualcuno a recuperarmi. Sempre tu sarai la mia tassista. Esatto, in incognito. Nei prossimi giorni. In mi riconosco. 40 gradi. Lei invece è Sara, se non dico una cazzata, giusto? Giusto. Giusto, perfetto. Siamo arrivati nella location del reading di questa sera, si suonerà e ci sarà una lettura di poesie in questo posto meraviglioso, guarda che bello. Il palco è montato, qui tutto a posto, tra meno di un'oretta saremo qui col pubblico. Era meglio. No, ti prego Cristian. State facendo le prove. Eh sì! Cosa ti ridi? Che bello che io non devo parlare, devo solo suonare. Non devi parlare, ma ogni tanto dillo. Beh, okay. Qualche cosa intervengo, dai Giulietta, ci sta. No, ovviamente molti di voi già la conoscono. Ce la faremo Giulietta, secondo te? Non lo sappiamo. Noi proviamo, ma noi ci Elisabetta proviamo. Castro ci saboterà. Vediamo. Quindi alla fine andiamo a piedi. Sì. Ok? Vai. Ci illustrate il paesaggio. Okay. La tua faccia è molto felice del fatto che ti stia riprendendo. Questa sera abbiamo la musica, le parole, le emozioni, quelle ce le abbiamo sempre in ogni nostro, diciamo, incontro, e ce le portiamo, diciamo, insieme anche nel nostro quotidiano. Io ringrazio gli ospiti, Giulietta Bandiera, Christian Delord e Elisabetta Castro, che hanno accettato il nostro invito. Ringrazio l'amministrazione comunale per il patrocinio, per l'ospitalità, e ovviamente ringrazio il pubblico presente, gli amici che ci sostengono, e tutti voi, e vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie poi a voi tutti di essere qui in questa serata di musica e poesia, in cui insieme agli artisti Giulietta Bandiera e Christian Delord abbiamo deciso di proporre, diciamo, questo evento come omaggio alla nostra terra, perché nonostante tutti e tre viviamo piuttosto lontani da qui, Giulietta vive a Milano, Christian Delord vive a Bologna, e io vivo addirittura in Irlanda. Abbiamo pensato di proporre questa serata di musica e poesia con l'intento di emozionarvi, anche di farvi divertire. Infatti non sarà la solita serata di poesie, diciamo così, un po' troppo seriose. Quindi speriamo anche, appunto, che queste poesie vi facciano anche sorridere. Diamo subito il benvenuto a Giulietta Bandiera. Ha lavorato sia per Rai che per Mediaset in diverse trasmissioni, ha scritto diversi libri, tra cui Niente Segreto, che è la raccolta di poesie dalle quali Giulietta ha estratto quelle che la leggerà per voi stasera. Christian Delord è musicista, compositore, operatore teta, musicoterapeuta.
e negli ultimi anni sta portando il suo spettacolo in giro per l'Italia e l'Europa, e di recente è stato anche ospite ad un evento a Rimini in spiaggia, un evento che è stato fatto per la pace, per un intento di pace, e ha suonato davanti a 10.000 persone. La sua musica è accordata sulla frequenza 432 Hz, che è la frequenza del cuore, e quindi tocca le nostre corde nel profondo. E curiosamente, proprio oggi venendo qui a Mesagne, ho scoperto che il centro storico di Mesagne è fatto a forma di cuore. Quindi, quale migliore auspicio per questa serata di musica e poesie? Chiudete gli occhi e rimanete in ascolto del vostro cuore. Le lucerne, i deserti, i baleni, le spine, i fazzoletti, i giardini, il corallo, la cera, gli alberelli, gli aghi, i pianeti, l'inchiostro, il desiderio, la dimora, l'anello, i balconi, i lampini, verde, giallo, grigio, rosso, il melo, sudore, il cielo. Ora le braccia, i cavalieri erranti, sere di maggio, acqua, le corolle, il miele, le more, le macerie, le erbe, gli orologi ed i capelli, l'oscurità, l'oscurità, gli archi, i sorsi, il muschio degli stagni, i bersagli, la scala. Echi di cristallo, singhiozzi, sonnolenza delle rose, i segreti luoghi, l'ira, il liquore con la farina, il tormento, le spade, l'ala, la cenere, le fonti, e i tronchi, e ancora le serpi, e il tempo senza orizzonti, orizzonti, la preghiera, Federico. Non essere morto. E la risposta fu questa poesia che si chiama Io non sono, che è in realtà un canto. Io non sono bello, bello è definito, è già stato. Io non sono buono, buono è definito, è già stato. Io non sono giovane, vecchio, giovane o vecchio è definito, è già stato. Io non sono qui, qui è definito, è già stato. Io non sono femmina o maschio,
femmino maschio è definito, è già stato. Io non sono bianco, nero, giallo, rosso. Bianco, nero, giallo, rosso è definito, è già stato. Io non sono io. Io è definito, è già stato. Sono già stato bello, buono, giovane e vecchio. Sono già stato qui. Sono già stato femmina, maschio, bianco, nero, giallo, rosso. Sono già stato io. Ora non sono più solo ciò che vedi. Ciò che vedi è definito, è già stato inghiottito, come le antiche stelle dal vuoto delle tenebre. Ma io sono oltre le tenebre, infinito. Io sono possibilità di venire e promessa. Il primo evento di questa tappa salentina è finito, l'evento di Mesagne. Abbiamo fatto questa sera un reading e per me è una esperienza bellissima, perché i reading mi sono sempre piaciuti, ne ho fatti diversi. Mi ricordo tanti anni fa feci un tour con un mio amico scrittore e andammo in giro per tutta l'Italia con questo tour che si chiamava Persi nel vuoto, perché lui aveva scritto questo libro che si chiamava così. E giravamo, mi ricordo ancora, con una Daewoo Matiz in quattro persone e avevamo una tastiera che stava perfettamente dietro nei sedili e la tenevamo sulle gambe praticamente, e siamo andati ovunque, quindi non mi ricordo perché vi stavo dicendo questo, ma tutto questo per dirvi che una cosa bellissima dei reading è proprio il fatto dell'atmosfera che si crea, perché si uniscono la magia delle parole con la magia della musica. Questa sera abbiamo veramente fatto visualizzare alle persone tutto questo, è stato meraviglioso. Raccontami perché questo posto è così. È strano questo camminamento. Un po' ristrutturato, perché non era così quando era la piazza del mercato. Ah, quindi qui c'era il mercato una volta. Il mercato sia centrale che nei locali. Ah, ok, che bello. Adesso è diventata piazza, si chiama sempre Piazza Commestibili, però è una piazza dove comunque c'è vita. C'è la movida. Beh, più bello, no? Sì, sì, molto bello. E la piazza è così. Guardate che meraviglia! Allora, grazie a Roberta che ci ha ospitato oggi, e se capitate in Puglia ve la consiglio. Tu sei a Mesagne, giusto? Che è vicino a Brindisi, che avevo scoperto ieri sera che è la città a forma di cuore. Esatto. Come mai questa cosa? Come mai cosa? Che è a forma di cuore? Credo che sia un caso in realtà. Non è stata voluta? No, non credo che sia stata voluta. Poi però abbiamo sfruttato questa cosa a nostro vantaggio e ha funzionato, devo dire. Bene.
indagherò allora. Grazie ancora. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Allora, siamo arrivati nella location di stasera a Bari e vediamo come andrà. Stasera siamo in una terrazza a fare armonia, molto interessante. Siamo pronti, vediamo come andrà. Aspetta che te non ti vedi dallo specchio. Eccoci. Pronti, vediamo come andrà la data di Bari. C'era più fresco in Irlanda. Sì, c'è un caldo della Madonna. Infatti qui è impossibile suonare con la giacca. Questa è la location di stasera, vista mare. Guardate che meraviglia. Saremo qui a fare il bagno di suoni. Spettacolare su questa terrazza. Pronto, io stasera suonerò qui, vista mare, persone saranno da questa parte, qua di fronte a me, spettacolare, e siamo in un house concert a casa di Valentina che ci ospita, meraviglia. Questi sono estratti del mio libro di poesie, sono tutti diversi, quindi senti quale ti arriva. Soave mi sciolgo. La posso leggere? Sì, la puoi leggere. Soave mi sciolgo e divento uno. Cado nel nulla, un tonfo sottile. Attraverso il tempo e disegno parole nel buio. Scopro la luce, mi ricompone, solleva poco a poco pezzi neri dalla mia forma. Cadono, tornano ad alimentare la vita. Leggero, puro ed elevato. Chiudo gli occhi e sorrido. L'hai presa tu, eh? Ma è lei che mi ha chiamato. Cioè, no, sono magiche, guarda. Faccio una foto, ma veramente bella. Non sapevo che fosse tua poesia. Devo ridare? No, è tua. Ma veramente? Sì, questi le regalo. Che bella. No, è proprio mia, perché io ho proprio bisogno di leggerezza in questo momento. Visto? Grazie a te. Questi sono i... non so come chiamarli, sono tipo talismani, chiamiamoli così, dove tu puoi scegliere una delle poesie del libro di Fili Indivisibili e la poesia per te ti arriverà, come hai visto adesso. Grazie mille per essere qui stasera, soprattutto grazie a Valentina per ospitarci. Grazie a voi. E Christian Delord, vabbè, alcuni già lo conoscono, ovviamente, non è un volto sconosciuto. Christian è musicista, compositore, infatti la maggior parte dei brani che ascolterete stasera li ha composti Christian personalmente. Christian poi scrive anche poesie. Credo che ci sia tra le varie cose anche il libro di poesie, l'hai portato? No, è finito. Ah, ecco. Però niente, ci sono le magliette.
con le poesie, okay. E poi dopo vi regalerò una cosa invece. Magari qualcuno l'ha già visto al nuovo Roxy Bar, e comunque all'inizio del mese scorso ha suonato a Rimini in spiaggia davanti a 8.000 persone in un evento per la pace. E la particolarità della musica di Christian è che è accordata a 432 Hz, che è la frequenza del cuore, sì. E quindi è una musica che ci porta veramente un benessere interiore. Io infatti dico sempre, non è un concerto, ma è un'esperienza di benessere che tutti dovrebbero veramente donarsi. Cioè, credo proprio in questa, nel potere terapeutico della musica, che poi è il punto di vista anche di Christian. Racconto sempre come ci siamo trovati, anche se qualcuno l'ha già sentito, perché è divertente. L'anno scorso, appunto, in questo evento che si tiene in spiaggia a Rimini, eravamo casualmente seduti di fronte alla cena prima dell'evento, e gli ho chiesto, ma ho sentito, Christian, anche tu hai origini salentine, vero? E lui, sì, di un piccolo paese della provincia di Lecce. E ho detto, ma quale? Casarano. Tu guardate, ho detto, no, non è possibile, ma mi stai prendendo in giro. Ma no, Casarano, perché? Ho detto, entrambi i miei genitori sono di Casarano e sua madre è di Casarano. Poi l'ho sentito suonare e ho detto, no, vabbè, questa musica per me è l'un plus ultra. E quindi l'ho detto, vieni a suonare in Irlanda, perché io vivo, nonostante appunto di origini salentine, nata e cresciuta a Milano, vivo in Irlanda da 9 anni. E lui mi ha detto, ma organizza, se organizzi vengo. E quindi abbiamo già fatto quante date in Irlanda? 6 date. 6 date, da febbraio scorso fino adesso. Fino a maggio. Poi, vabbè, Christian ormai questo progetto che si chiama Armonie lo sta portando non solo in giro per l'Italia, ma in tutta Europa, perché hai suonato comunque a Londra più volte. Slovenia, poi adesso abbiamo delle date a Tenerife. Adesso andrò anche in Francia e poi vedremo. E quindi niente, vi lascio alla musica di Christian. Grazie. Allora, intanto io vi ringrazio, perché anche se siamo pochi, che per me i numeri non contano, no? Perché quello che dico sempre io, che non è una questione di numeri, ma è una questione di quello che noi lasciamo. E quindi in realtà quello che porto in giro con questo progetto è la potenza che ognuno di noi può avere nel poter condividere un cambiamento, oppure anche la voglia di vedere qualcosa di diverso, perché noi pensiamo sempre che, perché ci è stato insegnato così, no? Che per fare un cambiamento ci vogliono, tutti ti dicono, ah sai, non ci sono i soldi, non puoi fare il cambiamento, no? Oppure ho bisogno di migliaia di persone per fare questa cosa, però io dico sempre, inizia da una persona. Se tu riesci a cambiare qualcosa in una persona, da quella persona magari diventeranno due, poi diventa esponenziale la cosa, no? E quindi quando vuoi lanciare un progetto, qualcosa che tu vuoi fare, fallo sempre in questo modo. E la cosa bella è che quando fai questa cosa qui, si crea poi dopo un tempo uno spazio che va oltre quello che noi ci immaginiamo. Quindi si trasforma e diventa qualcos'altro. E quello che voglio fare con voi questa sera è cercare di trasformare il tempo e lo spazio, dilatandolo attraverso il potere della musica. Quindi faremo un bagno di suoni insieme, io suonerò tutti i brani di continuo senza interrompere mai, userò anche la campana di Betana e potreste vedere delle immagini, avere delle sensazioni, se vi viene ad addormentarvi non vi preoccupate, è normale, ed è un lavoro che funziona anche a livello curativo, perché la musica è una frequenza, noi vibriamo con tutto il mondo, quello che c'è intorno a noi, e quindi la frequenza lavora. Quindi magari potrebbero esserci anche delle cose vostre che questa sera vengono fuori, ascoltatevi e lasciatevi andare. Questo è quello che dico sempre all'inizio di questi eventi. E grazie per essere qui.
musica fa questo, quando ci prendiamo il tempo di ascoltare, perché nel mondo che si è venuto a creare oggi, così frenetico, poi soprattutto con l'avvento di internet, di social, tutto quello che c'è, sembra che se ogni minuto non ci sia qualcosa di nuovo non stiamo vivendo, no? In realtà oggi secondo me uno dei lussi più importanti che possiamo prenderci è proprio prenderci un tempo per noi stessi, perché avere anche solo un minuto a dedicare a noi stessi è un lusso impagabile oggi come oggi. Però io consiglio sempre a tutti di prenderci e portare agli altri questo esempio, perché magari dopo potremo avere un mondo diverso dove non abbiamo più questa fretta che sembra che dobbiamo andare chissà dove, mentre in realtà c'è un mio amico che dice sempre noi come esseri umani, per come ci siamo evoluti oggi, sembra che siamo venuti qui per stampare dei fogli A4, no? Dice questa provocazione e dice che li potremmo mettere in fila per arrivare fino a fare non so quante volte il giro da qui alla luna, però in realtà sono tutte cose effimere, in realtà non siamo qui per questo, siamo qui per scoprire la vita, quello che ci è venuto a insegnare, quello che bisogna imparare ancora, e questo può essere un modo per aprire queste strade. Quindi spero che vi sia piaciuto, che possa portarvi anche nella vostra vita questa cosa, e io vi ringrazio ancora per essere venuti. Grazie. La serata è finita e come sempre mille chiacchiere e le ultime persone che rimangono a intrattenersi. È stato meraviglioso perché tutti quanti hanno fatto una cosa speciale che adesso vi racconto. La cosa meravigliosa che è successa è che stasera ho regalato delle mie poesie fatte a forma di segnalibro che sto vedendo che sono magiche, perché ogni persona che prende questa poesia riceve un messaggio che è il messaggio adatto per quel momento, e stasera tutte le persone che hanno preso questa poesia hanno ricevuto un messaggio incredibile. Vedevo proprio nei loro occhi illuminarsi tutto quanto, perché leggevano il titolo e leggevano la poesia e sentivano che era il messaggio che volevano per questo momento alla fine di Armonia, ed è stato meraviglioso. Io vi saluto qui, da questa terrazza fantastica, dove avevamo il mare alle spalle, qua dietro, e ci aspettiamo, e ci sarà a breve la prossima tappa di questo Armonia Salentina.